Benvenuti a una nuova lezione di Excel. Questa lezione vi servirà anche matematicamente per capire alcune nozioni base della statistica. Vediamo come farle invece che con carta e penna, con Excel che ci viene in aiuto in tutti i calcoli. Allora, partirei dall'esercizio che abbiamo già fatto su pivot, perché abbiamo già visto il video, ve lo linko nella fine di questo video. Perché uso questo? Perché vorrei partire dai dati già esistenti per fare una statistica. Allora, intanto di tutto questo mi interessa solo i nomi degli alunni, il valore, ok, tutto il resto posso nasconderlo. Parentesi, per selezionare più colonne contemporaneamente ho usato il tasto CTRL, poi tasto destro su una qualsiasi colonna selezionata e nascondi. Ok. Quindi io vorrei innanzitutto, come ben sapete, questi non sono valori perché hanno il punto e dobbiamo sostituire tutti i valori con il punto con la virgola. Quindi seleziono la colonna, sostituisco il punto con la virgola e sostituisco tutto. Poi, di questi mi interessa più che altro una stringa unica del tipo Peppa Pig, George Pig, eccetera, quindi uso la mia funzione concatena, funzione di Excel, che mi dice dammi un valore, una stringa o più stringhe, io le metto assieme. Poiché Peppa Pig non lo voglio unito, devo metterci uno spazio, quindi la stringa contenente lo spazio, e dopo l'altra stringa, chiuso parentesi, invio. E questo per tutte le celle della colonna M fino ovviamente dove mi serve. Quindi ora anche questa qua posso nasconderle. Vedete che ho valutazione e qui studente. Ora, di tutti questi voti, ok, vorrei trovare la media per ogni alunno. Come faccio? Uso la tabella di pivot. Tanto per trovare un attimo un altro esempio in cui posso utilizzarlo. Ok? Quindi indipendentemente dal voto, indipendentemente dalla disciplina, che è una cosa che abbiamo fatto l'altra volta, lo voglio fare per media di tutti i voti che ci sono all'interno. Quindi, comunque devo prendere tutto il foglio, quindi l'intersezione fra righe e colonne, e fare inserisci, tabella di pivot, dargli ok. Prendere come l'altra volta, vedete che le vedo tutte, ma quelle che mi interessano sono studente nelle righe. Valore valutazione nella somma valori, ma ovviamente come sto facendo il conteggio, io voglio in realtà la media. Ok, e qui praticamente senza usare nessun altro elemento nelle colonne, ho già fatto per ogni studente la sua media. Voglio ottenere solo una cifra. Voglio ottenere solo l'intero, quindi tolgo le cifre fino a ottenere un arrotondamento all'intero. Ok? Quindi questo lo prendo, questa tabella, e la vado a mettere in un nuovo file. Nuovo, perché da questa partiremo. Per aggiungere cosa? Allora, ho fatto un'incolla, mi tengo comunque un'intestazione dove qua metto studente e media. E visto che questi studenti sono proprio bravissimi, metterei anche altri studenti invece un po' meno bravi per mettere voti in un range un po' più grande. E così ho aggiunto un po' di voti. Quindi io vi chiedo di trovare voto medio degli studenti. La moda, mediana, vedremo come si fa, e minimo, massimo, facilissimo questo, e frequenze assolute e frequenze relative. Quindi queste sono le cose che dobbiamo trovare. Innanzitutto, vedete che Excel ha questa griglia in colore grigino. Io la voglio fare una tabella fatta bene, quindi
evidenzio i bordi di questo e quasi quasi evidenzio anche questo, perché sarà una tabella per alcune cose, ok, memo, da mediana, minimo, massimo, voglio completarle. Questo invece dovrò costruire una tabella per le frequenze assolute e per le frequenze relative. Cominciamo con le cose facili, minimo e massimo. Ci sono delle funzioni in Excel che ce lo fanno, lo vediamo ad occhio che il minimo è 5 e il massimo è 10, ma proviamo ad usarle. Minimo, min, di cosa? Di tutti questi valori. Chiuso parentesi. 5 esattamente. Massimo, uguale, cosa sarà? Sarà max, di tutti questi valori. Ed è 10. Quindi ci aspettiamo che la media, la moda della mediana, siano ovviamente fra 5 e 10. Quale voto medio? Potrò usare la funzione media, uguale media, e dargli in pasto tutti questi valori. Vediamo che se io cambio i voti della pagella in questa tabella, cambieranno anche questi. Quindi se io questo 9 diventa un 4, il voto minimo non sarà più 5, ma sarà 4 e il voto medio sarà diverso. Come faccio a vedere che è diverso? Devo aggiungere un po' di cifre. Quindi torniamo dove eravamo prima, questo era un 9, quindi media 8,2, questo diventa un 4, quindi media 7,9. Però quello che voglio fare è abbassare alcuni di questi voti per avere una frequenza diversa. Allora, parto dai voti in pagella, quindi mi slego completamente da chi li ha presi, dallo studente che li ha presi, e creo una nuova tabella. Una tabella che mi conta per ogni voto quante volte appare, quante volte appare il 5, quante volte appare il 6 e così fino al 10. Quindi tutti questi voti devo andare a contare la frequenza assoluta, giusto? Cioè in assoluto quante volte compaiono qui. Allora 5 appare 2 volte, 6 appare 0 volte, 7 appare 1, 2, 3, 4 volte, 8 appare 1, 2 volte, 9 appare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 volte e 10 appare di nuovo 2 volte. Quindi questa è la frequenza assoluta. Quante volte in assoluto, qui nella mia tabella principale, appare il 5, appare il 6 fino al 10. Per sapere invece la frequenza relativa, che è l'altra cosa che mi chiedeva, devo vedere intanto quanti sono questi. Facciamo un controllo. In totale gli alunni erano 16, quindi dovrei avere 16 voti. Perfetto. Devo riuscire a fare la frequenza relativa, cioè in percentuale sarebbe come frazione, come percentuale, come numero decimale, quanti sono 2 su 16. Allora, come farò? Dirò, in questa cella vai a scrivere 2 diviso 16 e in quella dopo sarà 0 diviso 16. Per non fare questo per tutti, c'è un sistema, perché se voi guardate all'interno di queste celle, guardate qua in cima, nella barra della formula, io ho G2, G3, G4 che cambiano e G8 che non cambia mai. Quindi avrei potuto prendere dalla prima cella e bloccare la riga 8 e a questo punto trascinare. Il dollaro mi serve per bloccare. Vedete che, come mi aspettavo, 6 che non appare mai come frequenza assoluta, avrà una frequenza relativa comunque del 0%. E questi sono i numeri decimali. Come faccio a farli apprendere come numeri in frazione? Vado a cambiare il tipo, ok? Quindi questo mi appare come un ottavo, che è giustissimo perché 2 su 16 è equivalente a un ottavo, 4 su 16 è equivalente a un quarto, 2 su 16 abbiamo già visto che per l'8 per il 10 è sempre 2 su 16, quindi 1 su 8, e 6 su 16 mi scrive 3 su 8, e quindi è corretto. Quindi questa è una frequenza relativa vista come frazione. Come frequenza percentuale? La facciamo, ma è esattamente la stessa cosa. Percentuale sarà esattamente la cella, diciamo,
qui a sinistra. Quindi vedete che ho un riferimento relativo alla cella di sinistra. Però cambierò il formato, quindi invece che farle come un quarto o un ottavo, lo voglio esattamente come percentuale. E anche queste le aggiungo alla mia tabella. Cosa mi aspetto di vedere come totale in questa riga? Beh, la frequenza relativa, la somma deve sempre dare 1, perché io prendo una porzione, cioè i miei 16 studenti della mia classe, e la vado a dividere. Quindi la somma deve ridarmi 1. Controlliamo, somma automatica, 1. Eppure qui è ovviamente 100%, perché 100% in realtà è 100 diviso 100 che fa 1. Abbiamo finalmente costruito appunto le nostre frequenze relative, frequenza assoluta e frequenza percentuale. Come fare la media? Allora, una volta fatta la frequenza assoluta, io devo andare a fare una somma di tutti i valori per la sua frequenza e dopo dividerli per il totale. In pratica 5 per 2 più 6 per 0 più 7 per 4 più 8 per 2 più 9 per 6 più 10 per 2. Come vado a farla questa? Allora, intanto vi vado a scrivere effettivamente cosa devo andare a fare. Quindi 5 per, ricordatevi che quell'asterisco vuol dire per, 2 più 6 per 0 più 7 per 4 più 8 per 2 più 9 per 6 più 10 per 2. Quindi questa non me l'ha giustamente scritta come formula, perché se avessi voluto la formula dovrei mettere un uguale e poi la formula, e questo mi avrebbe dato praticamente la somma dei prodotti. Questa non è la media, perché per fare la media devo dividerlo per il totale degli alunni, per il conteggio degli alunni è 16, quindi la media dovrebbe essere 128 diviso quanti? Questi 16. E mi dà 8. Svegliamo l'arcano. Perché qua io vedo una media di 8 e qua vedo una media di 7,95? Cavoli, io ho fatto la stessa cosa, ho contato questi 16 voti che ho messo in frequenza assoluta. Quindi cosa sarà l'errore? L'errore è che qui io mi sono portata dietro dei numeri con la virgola, dicendogli io di visualizzarli solo come intero. Vedete che qui ho dei decimali, che come decimali fra prossima, per difetto, per eccesso, la somma non mi dava 128, ma mi dava 127. Quindi, ora, andiamo veramente a prendere questi valori, ok, e scriverli a mano, per essere sicura che qua ci sia dentro senza valori senza decimali. Avrei potuto fare funzione rotonda, per fare copia e incolla, però veramente velocizziamo la cosa. Quindi, quello che vedete non è sempre quello che veramente c'è scritto nella cella. Questo già l'avevamo sperimentato e già vi avevo detto che se non vi appare una somma che vi aspettate, vuol dire che ci deve essere qualche arrotondamento nascosto. Come per esempio state sommando un terzo più un terzo più un terzo, voi leggerete 0,33, 0,33, 0,33 che fa 1, ma 0,33, 0,33, 0,33 non fa 1, fa 0,99. Ma all'interno della cella avete scritto un terzo, quindi effettivamente un terzo più un terzo più un terzo fa 1. Perfetto, ora ci siamo riallineati, il voto medio è 8. Quindi torniamo alla nostra tabella. Dicevamo, questo è quello che devo fare, 5 per 2, 6 per 0, 7 per 4, eccetera, e questo mi dà 128. Quindi questa è la somma dei prodotti, ok? Questa è la media, tra parentesi, la somma diviso conteggio, ok? Avrei potuto certo fare 9 più 9 più 7 più 7 più 9 più 7 più 9, la definizione di sommatoria, quindi somma di tutti diviso il conteggio di tutti. Però veramente, avendo costruito la mia tabella con la frequenza assoluta, faccio prima a fare i prodotti e la somma dei prodotti. Quindi qui la media, ho controllato, è quella che mi dava Excel. La moda è il valore con frequenza assoluta o relativa più alta. Quindi vediamo qual è, la vediamo nella frequenza assoluta, questo 6 è il valore maggiore, che è anche 3 ottavi, che è anche 37,5%, per cui questa sarà la mia moda. Ma cos'è la moda?
non sarà 6, sarà il valore che appare più frequentemente. Ve lo vedevo già qua. Vedete, quei 6 sono questi 9, i 9 che compaiono 6 volte. Quindi la moda non è 6, ma è 9. Vogliamo provare a usare la funzione moda? Controlliamo. Moda di tutto questo è 9. È quello che ci aspettavamo? Sì. Mediana vuol dire il valore medio. Allora, noi prendiamo tutti questi valori, li ordiniamo dal più piccolo al più grande, tenendo conto anche dei duplicati, e poi vediamo il valore che sta in mezzo. Se è un valore unico, quindi se il numero è dispari, avremo un valore solo. Se il numero totale è pari, come in questo caso è 16, e avessi due valori, quindi, che sono di media, faccio la media di due valori medi. Vediamo di riscrivere tutti questi voti. Io li prendo, li metto un attimo in un altro foglio, così vi insegno un'altra cosa. Incolla speciale, solo valori. Li voglio ordinare dal più piccolo al più grande, quindi qui dalla A alla Z, dal più piccolo al più grande. E questi li riprendo, li copio e vado a incollarmeli qui con un trasponi. Vi faccio vedere cos'è il trasponi. Allora, incolla qui, incolla speciale, trasponi. In pratica prima ero in verticale, adesso me li metto in orizzontale. Qui ho 16 valori. Ok? Quindi quello che sta in mezzo sarà, qui ne ho 7, ok? Non saranno gli ultimi 7, non saranno i primi 7, ma saranno esattamente quelli che stanno a metà. Quindi a metà io ho un 8 e un 9, quindi quando sarà la mediana? La mediana qui è 8,5, perché è esattamente il valore medio tra i due mediani. Quindi sarà 8,5. Andiamo a vedere. Uguale mediana di tutti questi, come sempre. Mi scrive 9, ma se io vado a controllare con più cifre è 8,5. Facciamolo anche per questi, di tenere una cifra decimale. Quindi ho costruito le mie frequenze assolute. Ok, l'ho fatto. Le frequenze relative, ok. Che viste come frazione percentuale sono la stessa cosa. Ho trovato il minimo e il massimo, ho trovato il valore medio e la moda e la mediana. Tutto questo l'ho fatto sia manualmente che con le funzioni. Così ho imparato a farlo sia dal punto di vista statistico e matematico, sia usando le funzioni che mi danno anche un attimo di aiuto, ma soprattutto una verifica che quello che sto facendo è corretto. Quindi, cosa facciamo per ultima cosa? Allora, innanzitutto questa riga la mettiamo un attimo più piccola. Ho dovuto fare testo a capo per riuscire a vederla un po' più piccola, in modo che io riesco a farvi vedere anche tutti i valori che ci sono qui. Nascondiamo queste celle, anzi le eliminiamo. E qui avete i valori della mediana. Quindi, per un attimo togliamo questa formattazione e mettiamo che questi due erano, così capite da dove salta fuori la mediana. Minimo e massimo, minimo del colore di rosso, quindi abbiamo il 5, massimo ve lo coloro di blu, e il massimo c'era ed era 10, ne abbiamo più di uno addirittura. Lo possiamo vedere sia qui che qui, valore minimo e massimo ovviamente, sia nei dati di partenza sia nella tabella che ho costruito. Poi c'è un valore che non appare mai, il 6 per 0, quindi qui avrei potuto proprio toglierlo nel mio conteggio, avrei potuto fare direttamente così, questo non avrebbe cambiato niente, mi sarei risparmiata un calcolo comunque inutile perché è ovvio che 6 per 0 fa 0. Ma lo lasciamo. Tanto per farvi vedere come si fa. Quindi questa è la somma dei prodotti. Ed è questa. E questa ve la tengo. La teniamo un attimo qui così. Ed è un passaggio che abbiamo dovuto fare per arrivare a cosa? Alla media. Allora vi faccio tutti i passaggi, vi lascio tutti i passaggi.
volevo inserirvi il fatto che il voto medio l'abbiamo trovato così. La moda l'abbiamo trovata guardando il valore più frequente, che era 6. La mediana l'abbiamo trovata così, riordinando tutti i valori, quindi lo scriviamo qua. Sono 2, faccio la media tra i 2 valori in mezzo. Quindi questi sono i procedimenti che ho fatto per trovare la mediana. Il minimo e il massimo è una cosa veramente elementare, cioè valore più piccolo e più grande. Quello che ci manca è di fare un grafico. Allora, qui potrei fare un grafico a torta o un grafico tipo istogramma. Allora, quello a torta userò le percentuali, o ancora meglio le frequenze relative, per costruirmi un cerchio e prendere di questo cerchio lo divido in 8 parti uguali, per cui il 5, il 7, il 5, l'8 e il 10 avranno una fetta di queste 8. Il 7 avrà 2 fette, perché 2 ottavi corrisponde a un quarto, e il 9 avrà 3 fette. Vediamo come costruirla. In fretta con Excel, inserisci grafico, seleziono quello a torta, e vedete che già in automatico me la fa. Avrei potuto farmela da sola con il compasso sul goniometro. Ok, grafico a torta. Oppure come istogramma. Quindi inserisci istogramma, vedete che però mi fa vedere 2 valori e io questo non lo voglio. Quindi, per riuscire a farlo correttamente, intanto aggiungo il mio grafico e poi vado a cambiare i dati. In pratica quello che voglio non è il voto pagella, ma è solo la frequenza assoluta. Quindi devo dirgli togli quello che era in azzurro. Quindi vedete che qui mi appare 1, 2, 3, 4, 5, 6 e non è giusto. Io voglio che questo intervallo etichette sia questo, ok, e mi tolga il voto pagella, ma tenga la frequenza assoluta. Ed è esattamente quello che volevo fare. Anche qui dobbiamo andare a cambiarlo, perché devo dirgli come sempre che questi sono i miei voti e quello che voglio è la frequenza assoluta. Oh, adesso ragioniamo. Prima non poteva essere giusto, perché abbiamo detto che erano fette di pizza in ottavi e non mi apparivano come ottavi questi. Per cui capite che se voi selezionate i dati in modo sbagliato, il grafico non è più corretto. Quindi la cosa corretta è qui. Infatti prima vedevamo da 1, faccio vedere prima la leggenda, era 1, 2, 3, 4, 5, 6, e in realtà dobbiamo leggere da 5 a 10. Quindi il grafico finale dovrà apparire così. Siete d'accordo tutti? Quindi, questo è quello che io vi assegno come compito, cioè rifare, partendo solo praticamente da questa tabella, alla fine dalla tabella studente e voto pagella, tutto quello che abbiamo fatto assieme per gli alunni del serale su Excel e per gli alunni del diurno con carta e penna, proprio fisicamente con carta e penna, quindi anche i grafici dovete disegnarveli voi. Usando come guida questo tutorial. Qui ho messo anche la frequenza percentuale per farvi vedere che comunque tutti questi grafici rappresentano la stessa informazione, rappresentata in frequenza assoluta come torta, ma io avrei potuto usare la frequenza percentuale come torta e rappresentare, come ho fatto qui, come istogramma, una frequenza assoluta. Quindi l'importante è saper fare uno di questi 3 grafici partendo da una di queste 3 colonne, ma un grafico almeno saperlo realizzare. Quindi per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima lezione.